Vuoi un po' di succo, Sammy? Buonissimo, sì, lo voglio. Ne volevo anch'io, ok. Che cosa, ma... Elsa, come sei arrivata qui? Anche se ne ho più di una. Sì, io credo che Elsa stia cercando di dire che dovremmo farle una casa nuova. Ma è impossibile dire di no ad Elsa. Andiamo. Ciao ragazzi! Oggi realizzeremo un'enorme casa magica. Sì, Elsa ne desidera una da molto tempo. Prima di tutto dobbiamo creare una base buona per questa casa a più piani. Tranquilla tesoro, Sue parlava della tua casa. Ups, sì, Sam ha ragione. Questo muro va qui. Volevo dire che cominceremo con la parte più importante. Ho pensato che la cucina fosse la più importante. Oh, forse intendevi il frigo. Che vorresti insinuare? Che hai un grande appetito, mio caro. Ho l'appetito di un normale slime. Se lo dici tu. Queste finestre hanno un aspetto diverso. Comunque, oltre alla cucina, anche il tetto è molto importante. Come potremmo chiamare una casa senza tetto? Una decappottabile? Non credo esistano case così, Sammy. Sì, sarebbe un po' insensato avere una casa senza un tetto. Anche per Elsa, che ama la neve tutto intorno. Avremo queste meravigliose finestre dappertutto. Elsa potrà guardare le stelle. Sì, ma è normale che ci sia un buco gigante in casa nostra. Ma non è un buco, è un posto speciale per... Per cosa? Cosa? Non te lo dico adesso, sarà una sorpresa. Spero sia qualcosa di interessante. Ovvio, sarà fantastica come la nostra Elsa. Wow, allora deve essere qualcosa di magico. Ragazzi, queste scale scintillanti collegheranno il piano terra al primo piano. Ma la sicurezza prima di tutto, date un'occhiata a questa ringhiera che ho appena fatto. Hai ragione, dovrebbe anche essere bella. Ah, come scintillante. Ovvio, è una casa magica. Ragazzi, date un mi piace se vi piace. E cliccate sulla campanella, mi raccomando. Sì, o non pensi che questa casa sia troppo grande per Elsa? Che c'è? Vorresti andare a vivere con lei, Sammy? No, preferisco andarla a trovare e basta. Perché sei così nervoso? Perché tu non mi capisci. Voglio dire, forse si sentirà sola con tutto questo spazio. Non so, Sammy. Alcune persone non si sentono sole con se stesse. Sicuramente non sono uno di loro. Sì, tu sei sicuramente l'anima di qualsiasi festa, Sammy. Ok, lo vado a chiedere direttamente ad Elsa e torno subito. Nel frattempo finirò le finestre, ecco qui. Date un'occhiata a come si trasforma questa casa, ragazzi. Wow, sì, io non sapevo che potessi farlo. Sì, possiamo chiuderla così ogni volta che vogliamo. Dipende dall'umore. Figo, ma in questo momento il mio umore vuole tenerla aperta. Ok, come vuoi. Guarda, ho fatto questo giocattolo per Elsa, ti piace? Ho sentito che le statuette di elefanti portano fortuna. Ma è così carino. Sì, o dobbiamo arredare questa casa subito. Sta tranquillo, Sammy. Lo faremo e cominceremo con il bagno. Questa vasca per la precisione. Dubito che con il suo amore per il freddo voglia avere una vasca idromassaggio. E poi non sembra da Elsa. Beh, vado a chiedere ad Elsa quali colori preferisce. La vasca dovrebbe essere bianca all'interno, giusto ragazzi? All'esterno potrebbe essere scintillante. Usiamo un po' di magia e... Tac! Wow! Mi piace un sacco questo colore! Guarda che ho fatto! Ma che bella sedia a dondolo! Starà benissimo qui! E forse dovremmo mettere questa cosa che è estremamente importante in ogni... bagno. Aspetta, decoriamola un attimo. Deve abbinarsi alla vasca. Sio, come mai conosci i gusti di Elsa così bene? Sto solo facendo quello che vorrei io a casa mia, Sammy. Forse allora anche tu sei una fata invernale? Invernale o no, conosco un paio di trucchi.
ad esempio come creare un bagno perfetto. Ecco qui, Sue. Elsa potrà godersi il tramonto seduta su questa sedia. Hai ragione, il balcone è perfetto per questo. Vi siete già iscritti al canale? Ci sono un sacco di idee interessanti. Anche per decorare, sì. Ma non facciamo morire Elsa di fame. Prepariamole la cucina. Chissà che cosa le piace mangiare. Devo scoprirlo, scommetto che abbiamo molto in comune. Va bene, Sammy. Elsa ama il cioccolato proprio come me. Woohoo! Ma chi è che non piace il cioccolato, Sammy? Metteremo questa bellissima sedia proprio qui. Oh, Elsa, amerai questa casa. Ragazzi, stiamo decorando la nostra casa in stile nordico. Ciò significa che tutti i mobili devono essere fatti con colori freddi. Sapete quali sono? Il blu, il viola e il verde. Abbiamo un problema, in questo modo Elsa non entrerà mai in casa. Ma niente paura, vero Susie? Così è meglio. Oh Sammy, tu ed Elsa avete qualcosa in comune allora, la magia. Adesso possiamo fare un letto per lei. Ecco, in questo modo sarà a suo agio. E ad Elsa piace cantare. La sua voce tutte le campane fa suonare. Sammy, anche cantare è qualcosa che tu ed Elsa condividete, vero? Sì, io canto come un uccellino e anche lei sì. Ecco, prendi questo como viola. Mettiamolo qui. E questa qui è una piccola culla. Non sapevo che Elsa avesse un bambino. Beh, un giorno potrebbe. Ah, e staranno così comodi. Ah sì, comodissimi in questa camera da letto. Sio, qual è la sorpresa di cui mi hai parlato? Ta-da! Wow, è una macchina! Ti piace, Sammy? È meravigliosa, sì! E il garage è semplicemente perfetto! Chissà se Elsa ha bisogno di un autista personale! Per favore, Elsa, dimmi che non sceglierai Sam come autista! Oh, amo così tanto questi mobili! Ecco un altro cassetto! No, lavorare come autista per Elsa non fa per me! Tutta quella neve, il ghiaccio... Io preferisco l'estate! Può conservare i suoi cosmetici in questa toletta. La metterà nel posto dove si trova meglio. Push! Ah! Ah! Ecco il guardaroba. Sì, Elsa ha detto che ha molti, molti vestiti. Allora è perfetto! Guarda come maneggio questo carrello! Ma che figo, Sammy! Ok, questa stanza è arredata. Ma non abbiamo ancora fatto la cucina. Ed ecco il lavabo. Basta qualche elemento decorativo per rendere qualsiasi mobile bello. Wow, Sue, sembra una favola invernale! Oh, è tutto così magico, so che Elsa sarà felice. Possiamo anche personalizzarla. Ecco, è perfetto. Vado a vedere se ci siamo dimenticati qualcosa. Oh, ma certo, i libri per Elsa, le piace leggere. Grazie, Sammy, mettiamoli qui. E ancora tanti altri libri, deve avere un'intera biblioteca. Mettiamo anche questo qui. È un grazioso tappeto, è così morbido. E adesso arriva il profumo preferito di Elsa. Com'è rinfrescante. Ma non quanto la neve, brrr! No, non avere freddo, Sammy. E qual è il vostro profumo preferito, ragazzi? Io adoro quello all'anguria. Mi fa sentire caldo anche durante le fredde serate invernali. A me piace quello della pizza. Ma questo lo sanno tutti. Ecco qui. Ultimo ma non meno importante, l'albero di Natale. Lo metteremo proprio qui. Crea la perfetta atmosfera. Non dimenticate i regali. Hai ragione, Sammy. Eccoci qui. Abbiamo dimenticato le tende! Oh, giusto! Ah, che cosa farei senza di te, Sammy? Ok, ragazzi, abbiamo finito! Venite e date un'occhiata a questa magica casa per la regina Elsa!
Mia cara Elsa, buon Natale e felice anno nuovo, ti auguro il meglio. Sammy, non abbiamo ancora finito. Oh, andiamo. Chiediamo ad Elsa che ne pensa della sua nuova casa. Grazie Elsa, sono contenta ti sia piaciuta questa bellissima casa. E posso finalmente godermi il mio succo. Zio Elsa ha detto che dovresti bere l'acqua. Nessun problema, berrò acqua e succo. Ma sono sicuro che l'acqua ti faccia meglio. Sammy! Allora, vi è piaciuta la creazione di oggi, ragazzi? Spero vi sia piaciuta, felice anno nuovo! Oh sì, buon 2021, ciao ciao! Thank you.